Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono molto felice quest'oggi di potervi annunciare che il seminario verrà svolto dalla professoressa Samuela Pagani. Il titolo già lo sapete perché avete già avuto l'opportunità di leggere la locandina, però io voglio ripeterlo: Umanesimo e religione, il contributo della mistica islamica al dibattito sulla Costituzione nell'Islam contemporaneo. Prima però di passare molto volentieri la parola alla professoressa Pagani, permettetemi di dire due parole di scuse dovute a Dolores Mericola, relatrice della volta scorsa. Purtroppo la piattaforma ha dato improvvisamente forfè e quindi arrivati alla mia domanda, che era un prender tempo per dare la possibilità alle scuole di formulare le proprie, in realtà si è spenta la diretta. Quindi, a conclusione del seminario, la professoressa Merico è con noi, ha avuto la gentilezza di essere con noi anche questa volta. E io, quindi, a conclusione del seminario della professoressa Pagani, del suo intervento, delle domande rivolte alla sua persona, passerò poi la parola a Dolores Merico affinché possa rispondere e all'ultima domanda che le era stata posta e a eventuali altre domande che vorrete eventualmente porre voi. Quindi, brevissimamente, vi saluto, passo subito la parola alla professoressa Pagani, che ringrazio veramente molto per il suo intervento, anche perché si iscrive in una cornice che permette una complessità maggiore, insomma, di discussione relativa ai temi dell'educazione civica, approfondendoli con lei, che è una delle massime esperte di questi temi sull'Islam, non solo nella nostra Università del Salento, ma insomma potremmo dire a livello nazionale. Allora passo la parola a Samela e la ringrazio moltissimo. Prego. Diciamo, buongiorno, ringrazio io Fabio di questo invito che per me è un'occasione per condividere un tema recente della mia ricerca che si sta spostando sul periodo contemporaneo, mentre per lo più mi occupo di testi del periodo moderno, cioè della prima modernità e del Medioevo. Ma in realtà quello che prevalentemente mi interessa è il rapporto tra il pensiero dei mistici dell'Islam e la teoria politica. E questo aspetto della storia intellettuale dell'Islam è stato molto trascurato a partire dalla modernizzazione e le correnti del misticismo islamico sono state come dimenticate e sono come scomparse dal panorama dell'opinione pubblica, del sapere ufficiale e anche dell'insegnamento in gran parte. Il caso che vi presento oggi ha un particolare interesse perché invece è un esempio controcorrente di quanto un pensiero islamico liberale contemporaneo in un paese particolare come il Sudan possa essersi ispirato in modo diretto a una visione del mondo tradizionalmente umanistica, diciamo così, che ha le sue radici proprio in una tradizione mistica, che è peraltro non contraria a quella filosofica, ma in modo a volte implicito e a volte esplicito, in dialogo anche con la tradizione filosofica. E intanto vorrei presentare la problematica generale di sfondo e poi passare alla presentazione del personaggio che ancora non ho nominato, Mahmoud Muhammad Taha, che è un sudanese morto nel 1985. Non particolarmente noto né al pubblico occidentale né in larga misura nemmeno al pubblico arabo e musulmano,
anche se in tutti gli studi specializzati sul pensiero dell'Islam moderno gli viene dedicata qualche pagina, perché appunto è un autore che è stato giustiziato, le cui opere sono state messe al bando e che quindi certamente non è entrato nella memoria ufficiale di nessun paese, anche se in Sudan, il paese dove ha vissuto e dove è stato anche perseguitato e ucciso, in Sudan la memoria della sua figura si è mantenuta e infatti dopo la rivoluzione popolare del 2018 la sua figura è riemersa, è stata ricordata anche in modo pubblico durante le manifestazioni e anche sulla televisione di Stato. Dunque, comincio da il problema di fondo, che è quello che ho riassunto nel mio abstract, sul quale ritorno, che è quello che ci serve anche a vedere la rilevanza di una figura apparentemente così periferica, con questioni estremamente attuali e che riguardano il rapporto con i diritti umani e la loro crisi attuale. Allora, il pensiero di Mahmoud Muhammad Taha ha questo interesse, secondo me, dal punto di vista della storia delle teorie sui diritti umani, perché stabilisce una connessione diretta tra l'idea medievale di origine filosofica, ermetica, mistica dell'uomo perfetto come microcosmo che connette questo mondo sensibile con il mondo invisibile e la concezione moderna dei diritti dell'uomo, alla quale Taha stesso aderiva con convinzione, ma appunto aderiva con convinzione in modo creativo, considerandola non soltanto una conquista della cultura occidentale, in quello che lui considerava il volto sano della cultura occidentale, ma anche la risposta a un bisogno di tutta l'umanità a cui le religioni e in particolare l'Islam hanno da sempre dato un'importanza centrale, anche se non in modo come irenico e senza conflitto. Il pensiero di Taha, appunto, è un pensiero della polarità in cui c'è sempre una tensione fra opposte tendenze, che è lo sforzo di tutto il pensiero, di tutto l'impegno dell'uomo di superare e di sintetizzare senza rimuovere la contraddizione stessa. E quindi, così come nella religione c'è un'originaria spinta a riscattare e a mettere in valore la dignità dell'uomo, allo stesso tempo c'è una lotta di potere per cui la religione viene usata come uno strumento di governo che giustifica tutte le forme di coercizione e di violenza legate all'esercizio di un potere assoluto. Dunque, la posizione di Taha di totale adesione alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 è una posizione non rara presso i pensatori musulmani contemporanei, al contrario, ma controcorrente rispetto alle politiche ufficiali della maggior parte dei paesi musulmani. Infatti, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 ha suscitato forti opposizioni nel mondo islamico. E già nel 1948 l'Arabia Saudita si è rifiutata di sottoscriverla, considerandola per molti aspetti in contrasto con l'Islam.
Questa tendenza critica verso l'universalità dei diritti si era affermata con ancora maggior decisione dopo il crollo dell'Unione Sovietica nell'89, quando anche i paesi dell'Asia orientale hanno sottolineato la specificità dei valori asiatici, mettendo in questione l'universalità della dichiarazione del 48. Le obiezioni degli stati del sud-est asiatico insistevano soprattutto sull'argomento culturalista. Secondo questa posizione, come la riassume Andrea Palcini in un libro molto utile sulla posizione dell'Islam rispetto al dibattito sui diritti dell'uomo, l'universalità dei diritti dell'uomo sarebbe inficiata dal fatto che esiste una pluralità di culture e che gli strumenti internazionali sarebbero espressione di una cultura specifica, quella occidentale, i cui valori non sarebbero di per sé vincolanti per società e stati appartenenti ad altri ambiti culturali. Le obiezioni delle istituzioni islamiche sono invece soprattutto di natura teologica e si incentrano intorno all'origine divina della legge islamica. Contraddizione fondamentale tra la formulazione dei diritti sostenuta dalle dichiarazioni internazionali e quella proposta dalle organizzazioni islamiche riguarda il fondamento del diritto. Mentre le dichiarazioni internazionali ritengono che tale fondamento sia l'uomo stesso dotato di prerogative e diritti che derivano dal suo stesso essere uomo, le dichiarazioni islamiche ritengono che esso sia Dio, nel senso che Dio è soggetto ultimo dei diritti, cui corrispondono doveri da parte dell'uomo, e la volontà di Dio determina i diritti e doveri reciproci che intercorrono fra gli uomini. Come osserva ancora Andrea Pacini, più che di contrasto fra culture e diritti dell'uomo, bisognerebbe parlare di contrasto fra interpretazioni tradizionali, anche se magari ancora maggioritarie, di tali culture e diritti umani universali. Ora, a queste considerazioni, aggiungo che il contrasto fra interpretazioni tradizionali e universalità non deve essere considerato solo nei termini dell'opposizione fra tradizione e modernità. Nel caso specifico dell'Islam, la tensione fra tendenze umanistiche e universaliste e tendenze autoritarie ed esclusiviste è interno alla tradizione stessa e si è riproposta in forme diverse in tutto il corso della storia dell'Islam. Massimo Campanini, un grande studioso di questo campo scomparso recentemente, ha attirato l'attenzione sui punti in comune fra le tendenze più aperte e innovative dell'esegesi coranica contemporanea e l'ermeneutica medievale. In particolare, Campanini ha sottolineato le affinità fra l'approccio al Corano del pensatore egiziano Nasr Abu Zayed, che anche lui, come Taha, è stato accusato di apostasia e ha dovuto lasciare l'Egitto per evitare il peggio. Quindi tra Nasr Abu Zayd, per il quale il testo non si irrigidisce in schemi concettuali e ideologici predeterminati, ma si apre a una grande molteplicità di interpretazioni, e quello di Ghazali, grande teologo e mistico del Medioevo, per il quale il testo è un mare profondo di simboli e di pietre preziose, poiché infiniti sono i possibili significati del testo. Ora, la continuità concettuale fra l'ermeneutica antica e le tendenze più innovative del pensiero moderno si riscontra in alcuni autori, ma in particolare appunto in quelli che si reclamano in modo esplicito di una continuità con la tradizione dell'interpretazione mistica del Corano. E come dicevo all'inizio, questa cultura è stata in gran parte marginalizzata nel mondo islamico contemporaneo. In parte a causa della modernizzazione, per cui le elite secolari si sono formate in scuole di nuovo tipo,
in cui la cultura religiosa tradizionale dell'Islam era praticamente assente dai curricula, mentre gli rappresentanti ufficiali della religione appartenevano a una tradizione di insegnamento in cui il filone mistico-filosofico era stato da sempre lasciato nei margini. Perciò c'è stato una drammatica restrizione degli orizzonti di libertà interpretativa, paradossalmente, nel mondo islamico, proprio nel periodo moderno. E il caso particolare dell'autore sudanese in questione, Taha, è dovuto non soltanto alla sua personale originalità, ma anche al fatto che il Sudan, il paese da cui non si è mai mosso per tutta la sua vita, è un paese che si situa alla cosiddetta periferia del mondo islamico e dove il processo di standardizzazione della modernizzazione è arrivato con un certo ritardo e dove la cultura tradizionale del sufismo si è potuta sviluppare in un modo abbastanza autonomo rispetto alla tradizione interpretativa dell'establishment ortodosso sostenuto dal potere politico, e praticamente si è potuta mantenere fino alla prima colonizzazione del Sudan all'inizio del 1800 da parte dell'Egitto, allora nominalmente dipendente dall'Impero Ottomano, si è riaffermata e riemersa con potenza, peraltro, con una rivoluzione messianica, quella del famoso Mahdi del Sudan, negli anni 80 dell'Ottocento, aveva tra le sue radici anche una forte componente derivata dal sufismo e che è stata schiacciata dai britannici che nel frattempo erano diventati i protettori occulti dell'Egitto, secondo l'espressione del governatore generale dell'Egitto, Lord Cromer. Ma appunto una cultura rivoluzionaria islamica che si è mantenuta nel paese malgrado la repressione a gradi diversi. Vorrei far vedere rapidamente qualche fotogramma di un documentario dedicato a Taha dalla televisione araba satellitare Al Jazeera, televisione del Qatar. Che è una televisione piuttosto conservatrice dal punto di vista islamico perché è molto allineata sulla posizione dei fratelli musulmani, ma che ha dedicato abbastanza sorprendentemente un documentario al nostro personaggio, grande nemico combattuto sia in Sudan sia fuori dal Sudan dai fratelli musulmani. Segnale questo del fatto che le sue idee sono diventate per certi aspetti difficili da ignorare. Qualche immagine per. Ah sì, devo condividere il mio schermo. Mahmoud Muhammad Taha è nato nel 1909 o 1911 in la provincia della Ghesira in Sudan, lungo il Nilo Azzurro, e ha avuto una duplice formazione, una formazione nella scuola coranica sufi tradizionale come primissimo inizio di scuola elementare e poi una formazione moderna nelle nuove scuole elementari.
del Sudan britannico, che lo ha condotto poi a studiare ingegneria nel Gordon College, intitolato al generale britannico che era caduto nella battaglia contro il Mahdi e che è stato il nucleo della prima università laica del Sudan. Qui appunto Taha ha studiato ingegneria diventando un ingegnere ferroviario. Queste sono immagini della costruzione delle ferrovie sudanesi negli anni 30. Questo è il giovane Taha, fresco laureato del Gordon College, divenuto appunto poi ingegnere ferroviario, quindi impiegato del governo coloniale britannico. Da questo impiego di pubblico funzionario, Taha si è presto dimesso per avere libertà di manovra come attivista politico, perché a metà degli anni 40 Taha ha fondato uno dei primi partiti politici del Sudan, il Partito Repubblicano, proponeva un programma di democrazia sostanziale in opposizione con i due principali partiti del paese, uno legato al mahdismo e l'altro invece con una clientela maggioritariamente appartenente a una delle grandi confraternite sufi del paese. La carriera di Taha si è di uomo, di attivista anticoloniale e di teorico di un futuro costituzionale per il Sudan, ha avuto una brusca svolta dopo il suo arresto da parte delle autorità britanniche nel 1948, in seguito a una mobilitazione da lui organizzata contro una legge repressiva emanata dal governo coloniale. In seguito a questo arresto, Taha sia in prigione, sia nei 3 anni successivi alla prigione, si è dedicato a una intensa attività di esercizi spirituali, di meditazione del Corano e di autori come Al-Ghazali, un periodo appunto di ritiro spirituale codificato nella tradizione Sufi come una tappa molto importante nella formazione personale, e da questo ritiro è uscito con un nuovo linguaggio e un nuovo stile discorso pubblico di carattere decisamente islamico e allo stesso tempo di un Islam che sin dall'inizio della sua predicazione si è messo in conflitto con le tendenze presenti sia in Sudan sia nel più ampio mondo islamico verso la islamizzazione della legge dello Stato. E quindi Taha è stato uno dei più radicali oppositori della teoria dello Stato islamico nell'Islam contemporaneo. Le sue idee non erano così controcorrente all'inizio della sua carriera, cioè negli anni 50 Taha parlava con una lingua che era ben comprensibile da parte dei pensatori modernisti dell'Islam e di tutti quelli che avevano un radicamento nella tradizione sufi, come è il caso della gran parte degli intellettuali sudanesi. Ma le cose sono cambiate progressivamente a partire dagli anni 60, perché a partire dagli anni 60 si è imposta anche in Sudan la tendenza alla richiesta della islamizzazione delle leggi dello Stato, che comportava non come auspicava Taha, una riforma profonda della legge riletta alla luce dei principi filosofici universali trasmessi anche attraverso la cultura sufi, ma comportava una
un uso della legge come simbolo della diretta sovranità di Dio e dell'identificazione di fatto dello Stato con con il rappresentante dell'assoluta sovranità di Dio. La sovranità di Dio, appunto, è uno dei termini chiave usati da teorici dell'Islam, dello Stato islamico come Maududi in Pakistan e poi Sayyid Qutb, grande teorico dei fratelli musulmani in Egitto, ed è di fatto, insomma, un'idea teocratica che Taha, appunto, ha combattuto con gli strumenti intellettuali di un pensatore politico contemporaneo che conosceva bene e aveva letto attentamente, insomma, almeno in parte, l'opera di Marx, secondo alcuni anche Hegel, e che riecheggia nelle sue frasi i principi espressi da Rousseau, che era stato già una lettura favorita dei pensatori musulmani dalla metà dell'Ottocento. E quindi questa opposizione di Taha teorica, teorica e teologica, insomma, non solo filosofico, moderna, al principio dello Stato islamico, ha fatto di lui uno dei bersagli della critica della tendenza islamista, che si sono concentrati contro di lui, soprattutto dopo che sono riusciti a sbarazzarsi del Partito Comunista, che era uno dei più importanti partiti comunisti del mondo arabo e islamico in Sudan. Quindi Taha è rimasto il personaggio che faceva l'unanimità di un frastagliato fronte islamista che, appunto, pur essendo litigioso e settario, aveva bisogno di nemici per compattarsi. E quindi ha avuto una prima condanna per apostasia nel 1968, alla quale non sono seguite applicazioni pratiche, perché all'epoca la legge islamica non aveva una giurisdizione sul diritto penale, ma che è potuto essere applicata più tardi, nel 1985, quando le leggi del paese sono state islamizzate dal dittatore dell'epoca, Nimeiri. Uno degli aspetti più interessanti e originali di Taha è il suo modo di comunicazione, cioè Taha non è un teorico, ma è un vero predicatore. Era un grande conferenziere, quando si è reso conto che le sue idee sulla Costituzione non sarebbero state applicate in Sudan a breve termine, con un certo realismo si è dedicato alla creazione di una piccola comunità che nella sua idea doveva essere un modello della nazione futura, e chiamata appunto Fratelli Repubblicani. I Fratelli Repubblicani hanno pubblicato nell'arco di 20 anni, centinaia di pamphlets, spesso ciclostilati e scritti a mano, e che loro stessi distribuivano a mano agli incroci delle strade, ingaggiando conversazioni e dispute a volte, o discussioni con i passanti, oppure che distribuivano nel paese dove andavano organizzando delle gite, delle campagne di distribuzione dei libri per raggiungere un pubblico più ampio anche alla periferia del paese. E tra le caratteristiche più notevoli di questa organizzazione sociale di Taha è l'importanza della componente femminile. Qui c'è un'immagine che vedete delle sorelle repubblicane, la parte femminile del movimento, a proposito delle quali Taha diceva: le mie figlie sono le mie opere. Riecheggiava in questo modo un detto famoso di un
di Shadidi, un grande sufi del 1200, che diceva appunto: i miei allievi sono le mie opere, cioè io insegno attraverso l'esempio e non attraverso una teoria libresca, insomma. E il messaggio di Taha, come mostra l'attivismo della componente femminile del suo movimento, ha avuto effettivamente una funzione pedagogica, perché ha favorito la realizzazione pratica, diciamo così, dei principi della dignità dell'uomo e della parità fra l'uomo e la donna, perché ha creato delle generazioni di donne che sono state incoraggiate a prendere la parola nello spazio pubblico per difendere le teorie dei repubblicani e anche creativamente per dirigere cori musicali, per esempio, in pubblico per le strade. E per cui l'esempio tradizionale della pedagogia sufi, che è la figura di Muhammad, non come legislatore, ma come modello di uomo perfetto e di possibilità di riscatto e di espressione piena delle proprie facoltà per tutti gli uomini, ha avuto un'effettiva efficacia nella vita delle sorelle repubblicane, e mostrando come effettivamente l'insegnamento religioso tradizionale dell'Islam poteva essere usato non solo come strumento repressivo, come veniva fatto appunto dalle correnti islamiste, ma come un vero e proprio strumento per la liberazione dell'individuo e quindi la creazione di uno Stato democratico fondato sulla autodeterminazione dei singoli. E questa è un'immagine invece che volevo farvi vedere del matrimonio repubblicano. I repubblicani, comprendendo appunto di non poter applicare la loro proposta di riforma della legge a livello nazionale, avevano però mostrato come, anche restando nel quadro della legge islamica classica, la si poteva rivoluzionare dall'interno approfittando di tutti gli strumenti che quella giurisdizione, la giurisprudenza islamica classica fornisce a chi voglia seguire una via morale superiore, e cioè più rispettosa dei diritti di ciascuno, al di là delle discriminazioni di genere e delle possibilità di tutela offerte a varie categorie di persone. Questa è un'immagine del matrimonio repubblicano cosiddetto: si svolgevano in pubblico questi matrimoni e si avvalevano appunto delle risorse del diritto islamico per rinunciare e mettere fuori legge, quantomeno all'interno dei singoli contratti matrimoniali, la poligamia e la discriminazione per quanto riguarda l'eredità e anche l'unilateralità del divorzio e altri aspetti dell'applicazione più corrente, e che allora era applicata nei tribunali della Sharia, del diritto musulmano matrimoniale. Questa appunto è l'immagine della celebrazione pubblica del matrimonio per la strada, appunto, che era un vero luogo di incontro politico, un vero spazio pubblico nel Sudan del tempo. E questa invece è la partenza per una campagna di distribuzione di libri repubblicani, dei repubblicani stessi, in cui si vedono comparire delle sorelle repubblicane, delle donne che portano in mano i libri scritti da Taha, uno dei quali si chiama La via di Muhammad, ed è un libro che insegna come sviluppare la propria personalità imitando gli aspetti più spirituali dell'insegnamento del profeta, e diventare quindi degli individui liberi, responsabili e autodeterminati nel pieno senso del termine.
Qui c'è una signora. Che esibisce questo libro dal finestrino dell'autobus. Ecco. Eccola qui, Tariq Muhammad, mentre sta andando appunto a presentare i libri di Taha in una campagna di informazione fuori da Khartoum, la capitale del Sudan. Forse non aggiungo altro? Se sì, Samuela, per me mi sembra che sia già molto molto interessante. Se tu lo credi, puoi aggiungere qualcosa, altrimenti apriamo le domande. Dici di tu. Io preferirei passare alle domande, se nel caso che non ce ne siano, posso aggiungere qualcosa di più. Certo, allora apriamo alle domande, lo scrivo anche in chat. Io vorrei intanto, se tu permetti, cominciare a fartene qualcuna, in modo anche da dare il tempo poi sì, ai ragazzi e agli studenti in classroom di organizzarsi con i propri docenti, perché come tu potrai immaginare anche i nostri docenti, purtroppo, ahi noi, si devono organizzare in telematica per le domande sulle varie piattaforme. Fra l'altro, a me viene un po' da sorridere perché l'altra volta Microsoft è caduta, no? Come voi sapete, quando c'era la nostra collega Merico. Sì. Quest'oggi siamo in pieno down di Google, quindi non funziona praticamente nulla che ha a che fare con quella piattaforma, e non so come si stanno organizzando invece, insomma, gli studenti e i docenti. Io approfitto invece, intanto ti ringrazio molto per questo tuo spaccato, fra l'altro, di una cultura che poi non è così lontana, che più che altro immaginata molto lontana, ed è molto ed è poco conosciuta, direi. La distanza è dovuta più a questo che ad altro. E poi va anche per queste istanze che io chiamerei in qualche maniera laiche. Tu hai parlato addirittura del Partito Comunista. E insomma, questo meraviglierebbe un poco, no? I nostri colleghi quest'oggi, a pensare al Sudan di oggi. Anzi, la prima domanda è la seguente: in cosa si configurano queste istanze di laicismo, se le possiamo chiamare tali, se il termine forse non è quello più appropriato e tu mi potrai correggere tranquillamente. Il secondo punto: che fine ha fatto il movimento repubblicano oggi, in cui il Sudan insomma, subisce un'oppressione molto, molto forte dall'esterno, e qui insomma non mi soffermerò oltre. E poi un'ultima considerazione che vorrei che tu facessi, che reputo molto importante all'interno della cornice di questo ciclo, che è sull'educazione civica. Mi pare che tu abbia dimostrato con la vita di questo intellettuale, di chiamatrice sufi, molto, molto importanti, come la storia sia molto più ingarbugliata, come sia molto più complessa. Non si può spaccare con l'accetta laicismo, non laicismo, Islam totalitario, Stato islamico in senso totalitario, e invece l'Islam che si prende cura, per esempio, delle donne, in cui c'è una forte presenza, eccetera. Quindi esiste una complessità di fronte alla quale la nostra semplificazione risponde più che altre a esigenze, direi, di dominio, passami il termine. Queste sono le tre grandi domande sulle quali vorrei che tu potessi e volessi rispondere, e ti cedo subito la parola, anche se credo che il tuo collegamento sia un po' debole e ti si vede un po' a tratti. Prego. Sì, grazie. Grazie Fabio. Penso sì che sono tutti i problemi cruciali quelli che hai sollevato. Non so se potrò rispondere in modo soddisfacente in questo tempo, però secondo me l'interesse di studiare un autore come Taha è che ci chiama a riflettere sulle nostre categorie, nel senso che noi in modo automatico dividiamo il mondo secondo Oriente, Occidente, Islam, cristianesimo, secolarismo e stato religioso, senza guardare dentro queste categorie, nel senso che queste categorie sono storiche,
sono storiche e sono anche ideologiche, perché nel corso del tempo, passando da un'epoca all'altra, comunque hanno la funzione di dividere gli uomini in base alle loro appartenenze, essenzialmente. È successo dopo il periodo coloniale che la grande divisione ideologica del mondo tra Islam e cristianesimo si è trasformata in una divisione tra modernità e Islam, no? Quindi di fatto tra ragione tra ragione illuministica e adesione a un'idea invece che secondo la quale l'uomo non è fonte del diritto, nel senso che le persone non hanno voce in capitolo per discutere la legge dello Stato che si identifica con la legge di Dio. E quindi in realtà appunto un autore come Taha chiama a ridiscutere queste categorie, ma ridiscutere queste categorie vuol dire anche leggere diversamente la storia. E per Taha c'è una... Il problema in realtà è stato risolto già nel Medioevo, nella corrente della cosiddetta saggezza che metteva insieme una corrente ascetica, ascetica spirituale con lo studio, la ripresa della filosofia politica greca da parte dei filosofi musulmani. Per cui in realtà quando Taha legge Rousseau e la sua definizione dell'autonomia dell'individuo come l'ubbidienza alla legge che ci si è prescritti, in realtà si trova a casa perché ritrova i principi del governo di sé che venivano insegnati nella tradizione nelle scuole filosofiche dell'ellenismo e poi nelle scuole filosofiche del mondo islamico e che apriva su una idea utopica di città virtuosa in cui ciascun individuo raggiunge la sua autonomia e si governa da sé e quindi di fatto la legge governa la comunità senza bisogno che ci sia nessun esercizio coercitivo del potere, nessun re. E questa è l'idea di repubblica che Taha si fa nel periodo contemporaneo e si fa questa idea di repubblica leggendo Rousseau con gli occhi di un aristotelismo neoplatonizzante islamico medievale, di fatto, di tendenza appunto ascetica e critica verso il potere. Questo in brevissimo è quello che succede. In più con una componente mistica che ha da sempre affermato che c'è una unica verità e una molteplicità di vie, per cui nessuna corrente filosofica o religiosa che sia è assolutamente dichiarabile in errore. È una forma di laicismo religioso premoderno, se si vuole, una laicità religiosa, se intendiamo laico, non nel senso ideologico del rifiuto delle ogni manifestazione esteriore della religione, ma se intendiamo laico come il potere del popolo, no? Dei non chierici. Certo. L'Islam è stata anche una rivoluzione anticlericale, molto legata a movimenti marginali dell'impero bizantino, movimenti cristiani, monastici, marginali dell'impero bizantino che rifiutavano l'autorità della Chiesa imperiale, quindi la gerarchia dei vescovi. Perciò la città, questo sono un po' dei problemi che sono dentro la faccenda. Se non si è potuto affermare un tipo di Islam come quello di Taha, è perché c'è stata una repressione molto violenta anche. Certo. Questa è anche una cosa che non va trascurata, perché per condannare a morte Taha non c'è voluto soltanto un dittatore locale, ma c'è stata la fortissima pressione dell'Arabia Saudita, che ha festeggiato quando lui è stato impiccato, come lì festeggiano spesso in queste occasioni, tuttora appunto si portano avanti repressioni di queste cose, di pensatori indipendenti religiosi in Arabia Saudita, di cui non c'è nemmeno appare il nome sulla stampa occidentale, perché noi consideriamo vittime dell'oscurantismo islamico cosiddetto soltanto i secolaristi, però pensatori religiosi non abbiamo chiavi per comprendere.
e poi anche una fortissima pressione di Al-Azhar Scusami cosiddetto se presidente ti dell'Emirato. interrompo. Samira, scusami se ti interrompo, ma vai e viene la linea. Quindi preferisco leggerti qualche domanda per non perderti, perché non vorrei Benissimo. perderti. E ci sono in particolare due domande che vorrei leggerti. La prima è di Liceo De Giorgi, il quale non so il nome di chi, però ci scrivono: è a suo parere esistente o ipotizzabile un'etica universale che porti alla formulazione assoluta di diritto umano? Oppure il concetto stesso di diritto umano deve essere contestualizzato nell'ambito culturale in questione. Poi la seconda, così te le dico, ti dico tutte e due le domande fondamentali, tanto riassumono anche le altre. Stefano Marre, il docente del liceo di Capece Maglie, che fra l'altro sarà relatore il prossimo anno, chiedo alla professoressa di aiutarmi a orientarmi su alcuni aspetti da lei toccati. La differenza tra il fondamento del diritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è quello di origine divina riconosciuta dalla tradizione islamica, da un certo punto di vista, può ricordare la differenza tra l'appoggio della falsafa medievale e quello antifalsafa di Al-Ghazali? Se sì, nel leggere i testi di quest'ultimo, laddove faceva riferimento al creato come punto di partenza per la riflessione umana, quasi sulla falsariga di certo neoplatonismo, non si possono trovare dei punti di collegamento tra quelle due impostazioni? Aspetta, mi leggi, scusa, Fabio, quest'ultimissimo pezzettino dopo. Se sì, nel leggere i testi di quest'ultimo, di Al-Ghazali, là dove faceva riferimento al creato come punto di partenza per la riflessione umana, quasi Sì. sulla falsariga di un certo neoplatonismo, non si possono forse trovare dei punti di collegamento tra quelle due impostazioni? Allo stesso modo, quanto al diritto, non ci può essere una vicinanza tra diritto laico e diritto di solco islamico sulla base della natura? Vabbè, a quest'ultima forse avevi Sì. già risposto, però ti chiedo di rispondere alle prime due. Grazie. Allora, cercherò di essere molto sintetica per lasciare spazio, come abbiamo detto, Alla nostra alla amica, nostra certo. amica e collega. E quindi, etica universale o posizione culturalista, diciamo così, non dico la mia opinione, dico che Taha mostra come l'universalismo non è soltanto diciamo, presunzione di universalismo del pensiero occidentale, ma l'universalismo è un'idea condivisa anche da una cultura come quella islamica, che ha appunto radici simili, nel senso di, in termini di filosofia e di monoteismo. E quindi diciamo che l'universalismo è, come dire, si accompagna a questa combinazione e ha peraltro due volti, ha un volto totalitario e ha un volto invece rispettoso delle diversità, dell'individualità. Quindi, secondo me, più che universalismo o culturalismo, il problema è anche come si prende questo universalismo, a cui personalmente sono Certo. affezionata. La domanda del professore è Sì. già una piccola lezione, un piccolo saggio molto interessante, pieno di spunti. Sì, comunque. Questa opposizione radicale tra fondamento del diritto nell'uomo e in Dio è una di quelle grandi dicotomie che il pensiero mistico, filosofico, islamico e Al-Ghazali potrebbe essere un esempio in questo senso, tende a o permette di superare proprio perché è un pensiero che cerca di situarsi a metà fra Dio e l'uomo, che cerca cos'è lo spirito se non il mediatore che tiene insieme il visibile e l'invisibile. Questa è la componente fortemente neoplatonica, no? Che si distingue dal platonismo dualista, diciamo così, perché mette un'anima del mondo che connette tutte queste cose e che giustifica anche l'immaginazione, la poesia e dà valore alla forma umana come appunto sintesi del divino e del naturale. E a quel punto lì si situa un pensiero che supera la dicotomia tra fondamento divino e fondamento naturale o umano, perché considera la natura divina, in poche parole, no? E l'uomo stesso è divino, no? E quindi sì, è fortemente neoplatonica questa contemplazione dei segni della natura in Al-Ghazali, ma bisogna ricordarsi che
è una visione simbolica del mondo che è già coranica, e Averroè non è che se lo inventa che questa cosa è coranica, è vero, non solo è già coranica, ma se si va a vedere poi le radici di questa visione del mondo, certo si trova nella patristica siriaca tantissimo in questa direzione, che è legato anche all'apertura ermeneutica. C'è un bellissimo libro che cito in bibliografia di Sabino Chialà sulla lettura delle scritture nella tradizione siriaca, che è secondo me una chiave molto interessante per mettere in prospettiva anche storica l'ermeneutica islamica tradizionale. Samira, Però molto, penso che molto, molto grazie. spero di rivedervi, grazie dell'ascolto. Sono argomenti che volentieri approfondirò in altra sede se il professore o altri sono interessati. Beh, sicuramente io ti chiedo il permesso di poter segnalare intanto la tua mail istituzionale per qualche domanda eventuale che volessero rivolgerti in maniera personale. Ti ringrazio molto anche perché hai fornito del materiale, lo dico ai docenti, del materiale bibliografico e anche delle dispense nutrite che permettono di approfondire maggiormente quanto dicevi, e questo è sicuramente un elemento di riflessione in più che giova moltissimo anche alla discussione in classe, soprattutto, come posso dire, a far cadere un poco di luoghi comuni. Noi abbiamo già avuto modo e ho avuto già il privilegio di ascoltare la professoressa Pagani in altri contesti, in un bel convegno di qualche anno fa, dove facevamo vedere le radici occidentali dell'Oriente e le radici orientali dell'Occidente in un continuo scambio che non può che essere uno scambio fruttuoso fra queste due culture, che non sono delle sfere o delle palle di biliardo granitiche, ma invece sono delle reti, come la professoressa Pagani ci ha appena mostrato. Grazie molte, Somela, ti ringrazio davvero Grazie tanto. Fabio e grazie a tutti. Ti do un grande bacio e passo la parola alla professoressa Dolores Merico, che ringrazio per essere qui con noi, soprattutto per la pazienza che ha avuto, perché l'altra volta abbiamo interrotto, nostro malgrado e con mio grandissimo rammarico, con il rammarico di tutti noi, la domanda. Io adesso mi ripropongo di riportela, e ho poi raccolto qualche domanda a quelli che mi è arrivata anche tramite mail, che ti rivolgerò se tu me lo concedi. Quindi grazie Dolores per essere qui. Intanto Grazie, grazie grazie molto a voi. anche per il seminario dell'altra volta. La prima domanda, che era poi quella che ti facevo, intanto un'analisi molto, molto chiara, molto lucida e anche didascalica per i ragazzi, no? Perché questo è molto importante dal punto di vista comunicativo. Mi piaceva molto, rispetto a quello che tu avevi provato a raccontarci l'altra volta, questo connubio fra i diritti e i doveri. Io dicevo addirittura che inizialmente che mi sembrava una sorta di anima mazziniana, no? Riferendomi ai doveri dell'uomo, il grande scritto di Mazzini, e la centralità che i doveri hanno nell'unire le società, laddove i diritti talvolta sono più separativi, nel senso che ognuno mette in campo i propri diritti senza mai tener conto, per l'appunto, dei doveri. Insomma, questo era quanto. Se raccogli la domanda, io ti faccio anche qualcun'altra. Dimmi tu come vuoi Sì, fare, come vuoi procedere. come preferisci, Io sì, direi assolutamente. leggo queste altre, Sì, così tu puoi allora prendere sì. la parola e rispondere. Allora, il liceo Francesca Capece, che saluto, quinta B. E Sabac, buon pomeriggio a tutti. Vorrei fare un intervento per quanto riguarda il seminario tenuto dalla professoressa Dolores Merico la scorsa volta, nel quale si discuteva su come si potesse essere dei bravi cittadini. Ciò mi ha ricordato il mito della caverna di Platone, in cui l'uomo che viene a conoscenza della verità da bravo cittadino la divulga agli altri. Essi però, al contrario da ciò che ci si aspetta, pur di non uscire da quella caverna che li teneva imprigionati, sarebbero stati disposti ad ucciderlo. Hai fatto tu stessa riferimento a questo passo, no? L'essere cittadini si basa proprio sul dialogo, sull'ascolto reciproco, ma come agire? Qui la domanda, nel caso in cui chi ho di fronte non fosse disposto o aperto al dialogo? Forse ti posso aggiungere l'ultima domanda, così ti do almeno una serie. Liceo Virgilio Re di Lecce, corso N.
sempre per te ovviamente, possiamo quindi affermare che un cittadino disinteressato, disinformato e poco partecipativo violi uno dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana. Tu ricordavi, sicuramente tu lo ricordi, lo ricordo a chi ci ascolta oggi, che la Costituzione prevede la responsabilità come dovere, no? Prego Dolores, prego a te. Allora, sì, in realtà diciamo sono pure un po' intrecciate, insomma, si intersecano in qualche modo, no? Queste domande e quindi anche diciamo, l'articolazione della risposta. E comincio dall'ultima. Un cittadino che è disinteressato, disinformato e poco partecipativo, insomma, violi la Costituzione italiana. Allora, diciamo, cominciamo insomma da quello che poi è contemplato nella Costituzione italiana come dovere inderogabile, no? Dicevamo l'altra volta, l'articolo 2, di solidarietà politica, economica e sociale. Sicuramente, ecco, per quanto mi riguarda, è una questione più morale che non strettamente giuridica. Viola il suo essere uomo, secondo me, che è una cosa molto più grave, secondo me molto più grave. Perché chiaramente, proprio si argomentava l'altra volta proprio questo, cioè il fatto di essere individui, tante volte noi lo ripetiamo, no? Razionali, in cosa consiste poi, se non appunto nella nostra capacità appunto di comprendere che siamo relazione e quindi essendo relazione, come abbiamo detto l'altra volta, la nostra identità è proprio basata, no, su questa idea di relazione, essendo relazione noi di fatto siamo, cioè, allora molto spesso l'atteggiamento più diffuso è quello del disinteresse e qui bisognerebbe aprire, voglio dire, un discorso forse anche troppo lungo rispetto alle motivazioni anche di questo disinteresse, disinteresse un po' legato a delle questioni storiche per le quali probabilmente si sono interessati i nostri genitori, no? E quindi ci disinteressiamo un po' anche noi, io parlo, diciamo, tiro in ballo anche la mia generazione, no? Che chiaramente per età anagrafica può essere genitrice, no? Dei ragazzi con i quali sto parlando, o invece coetanea rispetto ai docenti. E quindi bisognerebbe analizzare i motivi che risiedono sicuramente nella storia, l'importanza della conoscenza della storia, che io metto fra parentesi, ma non è assolutamente da mettere fra parentesi, perché molto spesso trascuriamo proprio quella porzione di storia contemporanea che va dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, che invece è quella che ci insegna tanto e ci direbbe, ci spingerebbe a tante riflessioni, a tante prese di coscienza e che ha spinto anche a tanta demotivazione, ci farebbe comprendere anche le radici in parte, diciamo, della nostra demotivazione rispetto anche alla disaffezione politica, no? E quindi rispetto a un percorso che c'è stato, insomma, del quale si può tanto discutere. Per cui, ecco, sicuramente si viola, ecco, un principio morale, secondo me. Il discorso, dicevi tu bene l'altra volta, no? Il mio discorso era più basato su uno sfondo morale, poggiava più su uno sfondo morale. E quindi, ecco, diciamo, i motivi, stavo dicendo, i motivi della disaffezione, motivi per i quali molto spesso ci disinteressiamo, perché appunto dalla disaffezione, no, poi viene appunto il disinteresse. Ci disinteressiamo noi come adulti molto spesso e di conseguenza si disinteressano le generazioni, diciamo, più giovani, non tutte, io sto facendo un discorso eccessivamente generale perché non è vero, ci sono dei ragazzi invece molto attenti, molto interessati e questo, diciamo, di questo siamo contenti, io sono contentissima e penso, insomma, dobbiamo esserlo un po' tutti. Però, ecco, per la maggior parte ci si lascia vivere perché si ritiene che la propria azione, il proprio intervento sia irrilevante. Alcune volte è capitato parecchie volte è capitato di discutere in classe proprio di questi argomenti. E la risposta generale, quindi il sentimento generale, è quello che tanto il comportamento individuale non ha alcuna incidenza
rispetto poi alla volontà collettiva. Io mi arrabbio e ricordo che il comportamento della collettività è fatto della sommatoria di tutte le individualità. E laddove si alza una prima bandiera, l'importante è alzarla, perché un'altra poi a sua volta seguirà, cioè, come dire, l'importante è rompere questa chiusura che tante volte abbiamo, non volersi assumere delle responsabilità. Perché di fatto è questo, di fatto non prendendo parte, posizione, non informandosi, perché tanto è tutto, va tutto male, diciamo, ecco, non ci assumiamo la nostra parte di responsabilità, che comunque abbiamo e continuiamo ad avere, ed è ancora più grave nel momento in cui appunto non partecipiamo, nel momento in cui non diciamo la nostra. E quindi questo ogni volta ripeto e ogni volta mi sento di ripetere. Quando qualcuno non è aperto al dialogo, per passare all'altra domanda, come agire quando qualcuno non è aperto al dialogo? Bella domanda, nel senso che insomma il seminario della professoressa, la professoressa sorride perché ecco, no, riguardo alla comunicazione, anche diciamo, ecco, al dialogo fra le religioni, più o meno lì la questione diventa anche spinosa, e quindi in generale la non apertura al dialogo è e chiaramente mediare sempre, laddove non è possibile non scoraggiarsi, ecco, non dobbiamo diciamo, ecco, se non possiamo dialogare con tutti, proviamo comunque a fare corpo comune con quelli con cui abbiamo delle cose in comune, andiamo comunque avanti, non ci fermiamo. Non ci fermiamo, cominciamo da quelli con cui abbiamo delle cose in comune. Io l'altra volta parlavo di avere delle cose in comune. Evidentemente chi non sta dialogando con noi al momento, non è detto che non lo farà mai, non sta trovando degli elementi in comune con noi. Non ci deve scoraggiare. Non ci deve scoraggiare, cerchiamo invece sempre di più di fare, di aggregarci, di stare insieme, di comunicare le idee con coloro i quali, con cui abbiamo, diciamo, con i quali abbiamo più, maggior numero di cose in comune. E poi verrà fuori, perché è tutto un processo di costruzione, secondo me. Non bisogna perdere non solo la speranza, ma anche la caparbietà di impegnarsi, perché lo scoramento, no? La sfiducia, veramente, poi questa idea che tutto va male, perché cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, ecco, è quello che diciamo ci assale più spesso. No, reagire e trovare degli spunti e delle motivazioni. Motivazioni per agire, motivazioni per reagire anche alle cose che non ci vanno bene, perché se ci lamentiamo significa che ci sono delle cose che non ci vanno bene, quindi motivazioni, Dolores, per reagire. Dolores, non so se ti posso interrompere per integrare una domanda, una considerazione, prego, nella quale vorrei coinvolgere anche la professoressa Pagani, se è possibile. Mi pare che la tua posizione, insomma, io tra l'altro la condivido molto, c'è una considerazione che faceva a monte del nostro motto che abbiamo preso da Guido Calogero, no? La filosofia del dialogo, la scuola dell'uomo, e Calogero diceva che il limite della filosofia del dialogo è proprio la predisposizione altrui al dialogo, fondamentalmente, no? E mi sembra di calcare un poco un autore comune che, insomma, che entrambi abbiamo studiato, che è Karl Ochtapel, sullo scambio ideali dei luoghi, no? La possibilità di poter dialogare. E proprio a questo proposito, ieri o avanti ieri, è uscito un report molto importante, The Freedom of Thought Report, The Humanist, sullo stato di civiltà e di repressione dei nostri paesi. Ecco, l'Italia si è classificata veramente molto in basso. E si è classificata in basso, al di sotto del Brasile, al di sotto, che per noi, sai, col fatto di Bolsonaro, con quello che sta accadendo, sembra quasi un paradosso, anche la Germania non si è classificata bene. E io ho letto molto attentamente quel testo che è stato pubblicato, e tra le considerazioni che c'erano ve ne erano due che sembrano contrapposte, ecco perché chiedevo anche alla professoressa Pagani poi una sua riflessione, quindi dopo cedo a te la parola e poi la darei alla professoressa Pagani per fare alcune considerazioni, ed è il seguente: da un lato si diceva che l'educazione dei ragazzi in Italia
è molto discutibile perché è un'educazione ad indirizzo cattolico, fortemente cattolico. Cioè non vi è la libertà di sfuggire a questo insegnamento, nel senso che si può rinunciare alla religione cattolica, ma non all'ora di religione cattolica, ma non a un'impostazione di carattere cattolico. E io ovviamente, non, diciamo, è un'obiezione un po' strana, non mi sento di condividerla data in questa maniera, no? Mi sembra un po' data così in blocco, non si capisce molto bene. Invece l'altra molto interessante che mi fa pensare è il fatto che la comunità islamica in Italia sia la maggiore e non sia la riconosciuta. Sia in assoluto, dal punto di vista numerico, la religione, non quella cattolica, come io credevo, come io ho sempre pensato, la religione che in Italia ha il maggior numero di credenti, il che mi ha lasciato un po' perplesso, sinceramente parlando. Mi è sembrata una cosa un po' grossa, non so se sia vero, però insomma, secondo me dopo la cattolica è quella probabilmente più numerosa, però non è riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano. Infatti non esiste una possibilità di interrelazione come esiste per tante altre religioni, fino anche la comunità buddista, tant'è che noi non possiamo donare il nostro 5 per 1000, faccio un esempio, agli islamici, lo possiamo fare alla chiesa buddista, lo possiamo fare a quella valdese, lo possiamo fare ovviamente a quella cattolica, comunque a quella insomma cattolica va comunque diciamo così il surplus di ciò che viene dato secondo le donazioni. Quindi qui un invito ovviamente stringato, non vi chiedo di dilungarvi molto, un invito alla riflessione insomma sui diritti umani alla luce anche della considerazione della tolleranza. Calogero, ripeto, era un laico che diceva che una delle cose molto importanti per valutare lo stato di civiltà di un popolo è la capacità di saper distinguere lo stato buono da quello cattivo, le religioni buone da quelle intolleranti, ma non contro le religioni in quanto tali. Quindi ti cedo volentieri la parola. Sì, se mi risponde prima Samuele, faccio un brevissimo passaggio io perché vorrei lasciare più spazio a lei, siccome la domanda è molto più centrata, diciamo, alle competenze della professoressa Pagani. Va bene, Ok. prego, prego, Samuele, Do prego. una brevissima considerazione proprio lampo. Quindi il fatto che sia discutibile questa educazione cattolica che non insegni la libertà dipende da come viene insegnata. A me non hanno insegnato che la religione cattolica non è libertà. Io scelgo se avere fede o non avere fede. Io lo scelgo. Quindi secondo me chi fa questa considerazione forse mi permetto di dire non ha ben compreso lo spirito della religiosità e in particolare di quella cattolica. Chiudo. Sì, ok, mi sembra una chiusura molto netta. Devo chiedere. È esemplare perché francamente io vorrei capire intanto su quali dati si basano i redattori di questo rapporto. Poi è come se Don Milani fosse passato invano, voglio dire, l'educazione democratica italiana è stata possibile perché c'è stato un terreno d'incontro fra i comunisti e i cattolici, dobbiamo dircelo. Era diventato un insulto cattocomunista, però per far paura a un sentimento che era molto popolare in Italia, che era di unire la ricerca della giustizia con la fede. È certo, perché mi è piaciuto moltissimo sentire queste poche cose che ho potuto sentire di Dolores, perché è fondamentale questo fatto, cioè la Costituzione non è una legge, è qualcosa di trascendente, è qualcosa che riguarda la morale, quindi chiamiamola come vogliamo, ma che noi basiamo i diritti dell'uomo sull'uomo, immagine di Dio, sui diritti naturali, non cambia niente, perché l'importante è che tipo di relazione umana ciò crea. E mi sembrava anche quella parola chiave fondamentale, cioè Taha, non l'ho detto bene, Taha è uno che vede la religione come relazione, che poi è legato all'etimologia della parola religione, cioè la religione è quello che lega l'uomo con Dio, che poi l'uomo cos'è Dio se non il pensiero che c'è un altro fuori di noi, e dice la religione è relazione con Dio e relazione con l'altro. E quindi quando tu sei in relazione con Dio lo vedi nell'altro, in due parole. L'altro punto di questi Freedom of Thought, cioè che i musulmani siano la prima comunità in Italia, mi sembra totalmente sballato, perché ovviamente Anche per non, me. io non sono una militante cattolica, non vado mai in chiesa, però francamente mi sembra
una cosa basata su piena di pregiudizi, visione dicotomica, basata sulle categorie, sulle appartenenze, che è precisamente ciò di cui non abbiamo bisogno, è che uniti letterati, storici, filosofici e persone di buona volontà e di buon senso e di buon cuore combattono. E quello che dicevi, l'importante è non distinguere il buono e il cattivo dentro ciascuna cultura, perché ciascuna cultura è una polarità, una tensione, un conflitto tra forze che sono sempre appunto in tensione fra loro e che appunto non è un dato. Quindi questa distinzione tra buono e cattivo non è nient'altro che il discernimento, e il discernimento è qualcosa che tutti i buoni maestri insegnano, che siano religiosi o che siano laici. Mi dispiace, ma poi quando si va alla sostanza delle cose bisogna essere molto semplici, perché i problemi sono molto semplici e hanno a che fare con la sopraffazione, non sopraffazione rispetto del nostro facoltà oppure no. Ecco. Sono, devo dire, molto d'accordo con quello che diceva la professoressa Pagani, e credo che gli avvenimenti di questi ultimi tempi, la ripresa insomma della polemica su Charlie Hebdo, eccetera, eccetera, stia facendo il gioco degli estremisti, cioè stia polarizzando e sta facendo esattamente l'opposto di quello che dovremmo fare. Sì, però la nostra, scusa se ti interrompo Fabio, la nostra informazione è estremista, perché quando noi ci informiamo soltanto attraverso sì o no, sei favorevole, sei contrario, hai like e non like, quello è già estremismo, perché l'estremismo è non avere, non pensare, vuol dire avere una logica binaria per cui uno non mette in relazione le cose, ma appunto vive solo tra una scelta obbligata di fatto, no? Certo, sì, mi sento proprio che, insomma, io mi sento di condividere con queste due preziose intellettuali che sono qui presenti questa opinione, e sono molto contento di questa, anche di questa discussione, per la quale vi ringrazio molto. Io non posso che ringraziare nuovamente Dolores per quest'ultima parte di dibattito. Dolores, grazie per aver condiviso questo seminario con noi, anche le tue riflessioni. Grazie nuovamente alla professoressa Pagani, che è sempre preziosa e che mi riservo di coinvolgere anche in altri seminari, ma in altre iniziative. Somera, noi stiamo, come sai, si sta costituendo anche il gruppo sul razzismo a livello di Unisalento e a livello di intercorsi. Io sarei veramente molto felice se tu volessi rientrare in questo gruppo. Anch'io grazie. Mi ha fatto molto piacere conoscere Dolores, spero di rivedervi dal vivo. Allora, davvero grazie a tutti, a tutti coloro che hanno partecipato. Il prossimo appuntamento è l'anno prossimo, speriamo di avere un anno migliore. Ci lasciamo finalmente alle spalle questo 2020 terribile, che ha messo alla prova un sacco, insomma, un sacco di cose, ha messo alla prova la nostra università, ha messo alla prova noi stessi. E mi permetterete di ricordare che il prossimo appuntamento vedrà come relatore il professor Ennio De Bellis, che ci parlerà di Logos e Polis alle origini della civiltà occidentale. L'appuntamento è per mercoledì 13 gennaio 2021. Auguro a tutti noi un anno migliore, all'insegna della critica e all'insegna della riflessione, e affinché insomma si possa vivere anche con più serenità, una serenità che oramai insomma stiamo raccogliendo nelle piccole cose, nei piccoli micromondi che voi vedete anche attraverso questa webcam che entra in casa vostra ma vi fa entrare anche in casa nostra. E ne discutevamo prima proprio con la professoressa Pagani a proposito di questi sfondi ufficiali o meno. Quindi vi ringrazio ancora molto e alla prossima volta. Grazie a tutti, a presto. Grazie a voi. Arrivederci.